Ciao a tutti, ancora una volta voglio parlare di ancoraggio. Io l'ho già detto, ho fatto mille video e continuo a vedere gente che va in ancoraggio collegandosi all'avro, al dente, al naso, in questo modo. In questo modo qua non riuscirete mai ad allinearvi, perché le misure antropometriche di braccio ed avambraccio non vi permettono di avere un allungo biomeccanicamente efficiente. Quindi qual è l'ancoraggio migliore? L'ancoraggio migliore è questo ancoraggio qua. Punti di contatto? Zero. Hai contatti? I contatti sono di propriocettivi, quindi i contatti propriocettivi, senso cinestetico del movimento, questo dovete ottenere, istinto. L'arco nudo è istinto. Ricordatevelo che è molto più importante un'autoconsapevolezza della propria forma di tiro che non andare a cercare controlli specifici sui contatti. Non abbiamo stabilizzazione. L'arco olimpico è nato così com'è proprio perché aveva bisogno di più controlli. Avendo bisogno di più controlli per aumentare la perfezione, ha dovuto appesantire l'arco, mettere la stabilizzazione, mettere il clicker, mettere un sacco di accessori che gli permettono di fare tutte queste bellissime cose. Con l'arco nudo non si possono fare e assolutamente non servono. Quindi come dobbiamo andare in ancoraggio? Dobbiamo andare in ancoraggio in un modo che ci venga comodo. Ad esempio, se abbiamo bassi libraggi, ci conviene andare in ancoraggio bassi. Perché alti? Perché vedo degli ancoraggi così alti? Vedo degli ancoraggi addirittura così? No, l'ancoraggio deve essere questo. Niente dito sotto lo zigomo, basta il pollice, questo pollice sotto la mandibola. Pollice sotto la mandibola, mano rilassata e tiriamo. Sia con l'arco tradizionale che con l'arco nudo. Vediamolo con l'arco nudo. Quindi niente indice l'angolo della bocca, niente dragona, l'abbiamo già detto mille volte, non serve la dragona. Ecco, andiamo in ancoraggio, ecco, questo è un buon ancoraggio. Ci allineiamo e effettuiamo il nostro tiro. Lo vediamo più da vicino. Uno, due, affiniamo la mira, affiniamo gli allineamenti ed effettuiamo il nostro tiro. Ok, proviateci. Anche con l'arco tradizionale, identico anche con l'arco tradizionale, questo è un 60 pollici, quindi vediamo che anche un 60 pollici al mio allungo, l'angolo di presa sull'ancoraggio è del tutto performante. Lo vediamo, prendiamo sotto cocca in questo modo, ancoraggio, arco da 60 pollici, affiniamo gli allineamenti, affiniamo la scelta della parabola migliore e rilasciamo. Ok, provate ad allungarvi bene, a sentirvi belli lunghi senza essere castrati dall'indice all'angolo della bocca. Vediamo, 1 2, allunghiamoci bene sotto la mandibola e rilasciamo. Ok, se ci riesco io che ho mille anni e sono vecchio e bacucco, ci riuscite sicuramente anche voi. Provate, scrivete nei commenti, iscrivetevi al canale, schiacciate sulla campanella, ricordatevi del libro, il libro è veramente interessante. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.